Giulio, faccia come meglio può, ma cerchi di servire una buona colazione a tutti i nostri ospiti. La signora mi scusi, è molto presto, i fornitori non sono ancora venuti. Neppure il lattaio? Neppure, questo sì che è strano. È rimasto qualcosa ieri sera, no? Beh, lo porti con del caffè ben caldo. Lucia, cara, scusaci, dove potremmo rinfrescarci un poco? Avete ragione, scusatemi se non me ne sono occupata prima. Venite nel mio bagno. Per me non escono. Avete visto? Che ne dite di questa situazione? Ma non capisco, mi sembra inverosimile. A meno che non sia anche troppo normale. Per me il male è che nessuno si pone questa domanda. Perché lei questa notte non è tornata a casa? Ma non so, come tutti. E lei? Lo ignoro. Ed è proprio questo che mi preoccupa. Ieri sera, dopo cena, nessuno di noi ha fatto il più piccolo sforzo per tornare a casa. Perché? Le sembra naturale aver passato la notte in questa sala, venendo meno alle più elementari regole di etichetta? Ed averla trasformata nel più incredibile accampamento di zingari? Io l'ho trovato molto originale. Adoro le cose che escono dalla routine. Per conto mio l'idea non mi è piaciuta. Se non ho detto nulla è per cortesia. Oh, andiamo, signori, andiamo. Non è il caso di farne una tragedia. È che ci siamo trovati molto bene. La musica, la conversazione cordiale, il buon umore. Non c'è niente di strano. O piuttosto mi si sono gonfiati i piedi. Beh, per esempio, per piacere, spiegami una cosa, Lucia. Perché hai ordinato al maggiordomo di servirci la colazione qui e non in sala da pranzo? Veramente non so. Siccome stavamo tutti riuniti qui, ho pensato... Si vede che al dottore piace giocare a Sherlock Holmes. Voi che ne dite? Devo ritornare a casa. Mio marito e i miei figli devono certo essere allarmati. Me ne vado immediatamente. Alicia e io l'accompagniamo. Perché restare? Francamente tutto ciò è assurdo. Andiamo. Tu non vieni, Rita? No, non ancora. Perché andarsene via così in fretta? Rita, santo cielo, anche tu come me hai dei bambini che vanno a scuola. I miei figli studiano a casa, con l'abate Samson, un uomo colto e molto distinto. Io credo, scusa se esagero, che sia quasi un santo. Anche Christian crede che... È vero, Christian? Ma le pare questo il momento di parlare di preti? Comunque cosa potrebbe fare il suo... Andiamo. Vogliate scusare, signori? Dopotutto, a prendersi un caffè non ci si perde nulla. Non ho fumato e mi sento lo stomaco vuoto. Anche a me va un caffè. Vieni con noi, Blanca. Mi sembra eccessivo questa specie di isterismo che si sta creando qui. Non sarebbe la prima volta che faccio le 8 del mattino ad un ricevimento come questo. Pardon. Scusa, Lucia. Dove sono i cucchiaini per lo zucchero? Scusatelo, ma il povero Giulio non può pensare a tutto. Giulio, porti i cucchiaini. Sì, signora. Allora, signori, non serve nulla? Una tazza di caffè e un pasticcino? Nulla, Giulio. Vada a fare quanto le è stato ordinato. Credo che sia mio dovere attendere che i signori abbiano finito di far colazione per riordinare la sala. Che succede, Giulio? Che aspetta? Ho detto che ci servono i cucchiaini. Mi sono permesso di suggerire ai signori... Basta. Ora esegue i miei ordini. Che succede? Non si sente bene? Anche tu, Blanca, che cos'hai? Posso fare qualcosa? Che ne pensa di quello che sta accadendo qua dentro? Questa strana reticenza del maggiordomo nell'eseguire gli ordini ricevuti conferma le mie osservazioni. Questa notte nessuno di noi, per quanto lo abbia tentato, ha potuto lasciare questa abitazione. Anch'io mi chiedo che cosa sta accadendo.